anche perché la parola chiave di tutto il vostro lavoro poi resta questa capacità di emozionarsi, non a comando, ma di ritrovare, no, dentro se stessi le emozioni che poi dovete... Esatto, proprio così, dentro noi stessi ritrovare le emozioni di un altro. E quest'altro può essere nuovo, prigioniero dei brigatisti, tu come lavoro? Allora, lì c'è, tra l'altro, una storia gigantesca, raccontata da infinite volte con linguaggi diversi, raccontata dalla stampa, raccontata almeno, nel senso che non ci sono testimonianze, ovviamente nessuno ha firmato quello che succedeva lì dentro, quella è solo immaginazione. Certo. Però esiste tutta anche un'iconografia del caso Moro. Ecco, un attore, cioè, io posso immaginare come lavora un regista, come lavorano degli sceneggiatori, ma tu, attore, cosa fai quando poi... Beh, lì indubbiamente possiamo anche dire che ci sia stata una forma di accordo, anche magari persino taciuto, ma insomma comunque sicuro, sul fatto che io non dovessi fare Moro, ma un uomo che si trovava in una condizione di condannato, addirittura anche a morte, insomma di prigioniero e condannato a morte, che poi ci fossero tutti, che fosse la circostanza, fosse esattamente quella, naturalmente ci portava a riconoscere quell'uomo, a riconoscere Moro. Tra l'altro mi hanno pure fatto una frezza, quindi insomma sono anche particolari che possono servire. Dopodiché io per emozionarmi non ho assolutamente immaginato di essere Moro, ma di essere io prigioniero e condannato a morte, su bene da chi, forse non sapeva bene neanche lui, e quindi di provare, di dire e di sentire le cose in quella condizione, come ho potuto immaginare, e il regista in questo era d'accordo, che si sentisse lui. Però tutto questo è un percorso, cioè non è che tu decidi di entrare in questa parte, mercoledì e giovedì sei pronto, dovrai passare attraverso delle fasi sia interiori che poi anche proprio tecnicamente di prova, non so, tu costruisci molto, addirittura lavori con dei registratori, credo. Lavoravo, perché lavoravo con quei piccoli registratori che avevano le microcassette, ne avevo tre, ne usavo tre, adesso non esistono più. Ma perché tre? E ne avevo tre perché con uno... Cioè, non tutti insieme. Non li usavi tutti insieme per no, insieme no, cioè, no. Immaginate delle strade. Su uno registravo la parte, poi riascoltavo la parte su quello, e quando mi veniva da fare qualche correzione, oppure quando invece mi pareva di aver detto bene una cosa, ripeterla e fissarla sul secondo. Il secondo era quello dei, si chiamava dei risultati. E sul terzo, non mi ricordo, ma insomma comunque credo che la riregistravo con le correzioni fatte, e poi naturalmente il primo diventava come fosse di nuovo un altro, cioè insomma facevo tutto un giro, ma quello veramente importante era quello su cui fissavo le cose che mi parevano giuste e che in genere lo erano. Però un altro discorso, perché in cinema io non ho mai, ne credo che si usi molto, studiato la parte, studiata certo perché bisogna saperla molto bene la parte, per poterla poi dimenticare al momento e ricrearsela. Ma insomma è molto diverso, perché in cinema ci si trova lì a doverle rifare, ricreare le cose improvvisandole, e anche lì ovviamente il regista è l'occhio, è l'orecchio che ti conduce con la sua attenzione. In teatro